Il corso sarà strutturato in una maniera che vuole essere molto pratica e funzionale all'inserimento nel mondo del lavoro. Questo significa che ci sarà ovviamente una parte di overview iniziale su quello che è i principi del concetto di animazione, di racconto, di storytelling, quindi sia con docenti che parleranno proprio di come sviluppare un concept e farlo diventare un prodotto in animazione, sia docenti che faranno delle full immersion nelle tecniche dell'animazione e nella tecnica di animare in senso tradizionale e direi anche artigianale. Abbiamo previsto due viaggi alla scoperta di due situazioni sicuramente all'avanguardia ma diverse. Uno è un viaggio in Irlanda in cui visiteremo degli studi di animazione che in questo momento sono la tendenza come tipologia di lavoro in Europa e anche come testa di ponte con gli Stati Uniti, e proprio gli Stati Uniti con un tour in California dove incontreremo diversi italiani che lavorano in studi come Cartoon Network Studios piuttosto che Pixar o DreamWorks e che per le loro competenze sono riuscite a diventare delle vere e proprie, dei veri e propri riferimenti e delle eccellenze. Le caratteristiche e la preparazione che deve già avere un potenziale professionista, al di là di un talento naturale, essere storyteller di natura, nel senso che ci vuole un'esigenza comunicativa, un bisogno di esternare il proprio mondo, il proprio universo, e poi chiaramente ci vogliono delle competenze tecniche che si possono ovviamente acquisire e una predisposizione al disegno, al cinema, all'immagine in movimento in senso lato, alla capacità di comprendere il ritmo, la fluidità, quelle che sono poi i principi basilari dell'animazione, sia essa l'animazione intesa tradizionalmente, lungometraggi, serie TV, quindi cartoon, sia grafica animata e varie soglie in cui l'animazione ormai si esprime. Ormai a 360 gradi, dalla realtà aumentata alle proiezioni mappate a comunicazione sociale ed educativa.